Pronti? Pronti. Ci siamo lasciati sperando che abbia salvato nel punto preciso dove ci siamo lasciati. Insomma, vediamo un pochino. Siamo nel tempio sterminatore. Vediamo. Vabbè, magari ci fa il recapino. Sì, siamo al punto giusto. Eravamo qui con i tre soggettoni. Si sente Joy? Stavano cercando Joy. Era morto, lo sapevano anche, tra l'altro. Però, va bene. Mailman 2-1 reale. Joy, mi senti? Mi ricevi? Passo. Che te sente? Che te riceve? Ma che te deve riceve? Joy ormai... parla con i pesci. Non lasciare nulla al caso. No, che lasciamo al caso. Però, vedi perché ci stanno gli occhialetti e il caschetto? Che in linea perché teorica Joy non dovevano starci. Mi ha messo male. Dobbiamo muoverci ora. In linea teorica non ci dovevano stare. Qui quindi c'è del dubbio. Eri col vice caporale Gomez, vero? Che cosa gli è successo? Joy è morto, qualunque cosa sia. Lo so che a lui non gli crede nessuno, però. Beh, in battaglia spesso è difficile valutare. Che vorrebbe dire? Insomma. Forse ti sbagli, sergente. So cosa ho visto. Scusa. Mio Dio. Speriamo sia ancora vivo. Ne abbiamo persi troppi. Beh no, se non hai visto mi le prime due episodi, no. Per Rachel. Sul serio? Kolchak ha detto che la chiamavate grande stronza. Io no. Lui sapevo che non era così. Lui se la bombava. E quindi, vabbè. Ad ognuno il suo. Grazie Dennis, grazie per gli 11. Gli altri la chiamavano stronza. Lui direttamente gli è butta per biscotto. È una cosa ben diversa, Che posto di merda. Beh, magari sì, Dennis. Magari per questa quanto non è proprio profondo quel dirupo. Ideale. Ho visto voragini così al tempio. Credo sia stato il terremoto. Andiamo avanti. E dietro tutti quanti. Allora. Aspetta che ci siamo incastonati qua che... Allora. Non voglio insegnarti il mestiere, ma... È sangue. No? È succo di fragola. È successo qualcosa di poco piacevole. Allora, controlliamo anche queste altre cose che... 23 ottobre 1946, le catacombe sotto al tempio sono ricolme di... Se sa. Aline ha lavorato in molti siti sacrificali di El Castillo, senza mai vedere... Ucciso migliaia di persone in nome degli dei, nelle fosse comuni, come in un massacro... illeggibile. Quale piega o cataclisma ha preteso questo prezzo? Quanto illeggibile. Qualunque cosa sia accaduta qui mille anni fa è illeggibile. Giustamente, ormai passato un po' di tempo. Ecco, questi mi segnala per copyright, sti sound. 1946. Dato il tenore delle nostre scoperte, non ho potuto fare a meno di stappare lo champagne. Ma una volta entrato nella tenda operativa per versarlo a Mary, ho capito che qualcosa non andava. Lo champagne era scaduto. Aveva trovato la cassa di dinamite della Bradshaw. Non scade. Ho cercato di calmarla, ma era in preda alla collera e continuava a sottolineare i rischi di usare esplosivi in un sito di scavo. Aveva ragione e ora mi sento in colpa per non averne discusso con lei. Poco dopo, Crow è entrato e ha preso la dinamite. Mary gli ha ordinato di metterla giù, ma lui l'ha fissata dritta negli occhi e ha annunciato che avevano trovato qualcosa da far esplodere.
in amicizia sempre. Poi l'abbiamo vista sui pilastri, quella dinamite, effettivamente. Grazie, Gregio Bob, grazie per i 9. Che diavolo hanno trovato là sotto? Qualcosa che dovevano far esplodere. Vai con loro, Saiva. Ok, vabbè, questa è abbastanza comprensibile. Incontriamo Salim che alza le mani. E questo è quanto. Ci sta, questa... Anche se, come detto, sia le scelte che le premonizioni... Ora conosciamo il nemico. Occhi aperti e in guardia. Dicono niente. Dicono tanto, ma non dicono niente. Non ha senso. Silenzio. Finiremo in trappola. Guarda, vado qui dove è tutto buio, va bene? Ma c'era anche l'altra strada, scusate. Coprimi. Ho trovato un medikit. Aspetta, la bussola. Nick ha trovato il kit medico di Joy nei tunnel. È l'altra ala che dirà? Chi lo sa? Le altre hanno portato, come vedete, a cose che non c'entravano un cazzo. Tipo, quello ha detto che aveva... La signorina ha detto che aveva un altro e si è spezzata la corda. Quindi, diciamo che questi collegamenti sono anche abbastanza relativi. Andiamo. Ah, vedi, se non andavamo qua, però non trovavamo... Io spippolo sempre per cercare un po' di... informazioni da tutte le parti. Lì era palese che il vicoletto buio non fosse il principale, perché l'altro era molto più ampio. E quindi non dovevamo venire. Ormai non spingere. Fate i bravi, eh. Può non essere solo. Insomma. È perfetto per un'imboscata. Lenti e uniti. No, muoviamoci. A Joy serve aiuto, non c'è tempo. Joy, sei tu. Ma se era Joy, ve veniva incontro, no? Vai con cautela. Giusto. Andiamo con cautela. E se voi lo chiamate, è vostro alleato, è vostro compagno, è vostro amico, ve viene incontro, non è che ve sta a fa da esca. No, questo è stronzo. Merda. Questo era lo stronzo, quindi sì. E secondo me sa pure qualcosa. E sta pure attrezzato sto fiume mio. È anche un po' stronzo, perché sottoterra buttare una bomba non è proprio l'ideale. Soprattutto in una zona che già sta crollando, però. Vabbè. Qui Mailman 3 a Mailman 2, 1 reale. Rispondi, passo. Mailman 3 a Mailman 2, 1 reale. Rispondi, passo. Mailman 3 a Dropkick. Signore, mi riceve, passo. Oh no. Il clicker. Bravi tutti, siamo noi? Ok. Ma allora, Infinite probabilmente, sicuramente una spippolatina gliela diamo. Come detto, non so se ci farò la serie, per il semplice fatto che, non avendo giocato i precedenti, se non il primo, mi perderei tanto, quindi... Però mai dire mai, mai dire mai. Noi intanto andiamo avanti qui, sprezzanti del pericolo, con la nostra torcina, con il volume a palla e la luce accesa, perché spenta... No. Ah vabbè, ce l'abbiamo pure in testa, però mi sembra eccessivo la luce spenta del fucile. Laggiù c'è un demone. Vabbè, se non ci muoviamo non ci vede. Possiamo salvarci, ma solo insieme.
Oh, Salim per mo sembra Capitano, più... i suoni come i pipistrelli. Se ti sentono, loro ti attaccano. Salim è più furbo, eh. Hanno un punto debole. Prendono fuoco al sole. Come ogni creatura, anche loro sono mortali. Un paletto nel cuore. Un po' un cliché, però va bene. I proiettili li rallentano. Anche un camion in piena corsa li farebbe solo arrabbiare. Agiremo insieme, ok? Possiamo ucciderlo. Tu gli giri intorno e attiri la sua attenzione. E io scappo mentre te se magna. Poi ci penso io. Onesto sarebbe, eh? No, sostegno, Salim. Mi fido di Salim. Salim mi pare l'unica brava Sono persona pronto. Qua in mezzo. Posso dirlo? Sì, era quello che cercava il figlio nel primo episodio, sì. No, de Salim mi fido, dai. Poi, oddio, una volta ne ha ammazzato uno, ma bisogna vedere pure se c'ha avuto bucio di culo o no. Aspetta, non mi fate distrarre che qua c'è stata... Basta concentrati. Sì, è l'unico intelligente del gruppo, pensando che in realtà non fa parte del gruppo. Nemico. Però c'è sta quell'altro col cappellino alla Saddam, che è proprio cattivo cattivo. Ad ognuno il suo, eh. Grazie Ilaria, grazie per il Prime, benvenuta. Benvenuta tra gli sportivi giuanti. Grazie mille per il supporto. Occhio che non me posso perdere. Se no qua c'è qualche quick time event e rimaniamo inchiappettati male. Vabbè, lo rallentano i colpi, l'ha detto, quindi. Lo spariamo. Fatta fine. Aspetta, ti do una mano. Bravi tutti. Aspetta, fai vedere, buona. Salim è riuscito a trafiggere la creatura. Nick ha accettato di collaborare con Salim. Bravi tutti. Visti di orrori in vita. Fammi vedere un attimo sta cosa del rilevamento bussola. Salim ha scoperto la vulnerabilità delle creature alla luce. Nick e Salim hanno collaborato per uccidere una creatura. Ok, qua il collegamento ci sta. Onesto. Ma nulla di simile. Eh sì, un po' bruttino. Un po' particolare. Con che cazzo abbiamo a che fare? Quei mostri sono ovunque. Prima d'ora non ho mai visto nulla di così feroce. Hai idea di cosa siano? Sinceramente non lo so. Non gliel'ho chiesto. E tu? Non so cosa siano. Perché sono qui? E non a casa. Con mio figlio. A tuo figlio a casa non ci stava, comunque. Se vogliamo dirlo. Grazie, Mitico. Grazie per i 14. È tutto. Non sarei dovuto venire. Oggi compie gli anni. Mi spiace. Non dovresti stare qui. E te? Ormai si crede un uomo. Anche se è solo un bambino. Oggi ne fa 18. Wow. Niente male. Davvero. Sai, penso che il miglior regalo che puoi fargli
sia fare di tutto per tornare a casa. Potrebbe essere un'idea. È l'unico pensiero che mi dà forza. Se siamo all'inferno, dovrei dirti come mi chiamo. Nikkei, sergente. Salim Osman, tenente. Esercito Rekeno. Che se l'ha attaccata Gormagnete dietro la schiena. Shukran Yahuya. Qui Mailman 21 reale a Mailman 3, mi ricevi, passo? Sì, ti ricevo, tenente. Vedo la luce, continuo ancora. Sono più avanti, passo. Vengo a prenderti. Spero che i tuoi amici non facciano scherzi. Allora vado con no, non ti faranno del male. Fidati di me. Spero. No, perché se lo facciamo nascondere, magari lo vedono nascosto è peggio. Meglio che sta così. Se lo vedono nascosto gli sparano subito. Getta l'arma, ora! Non si puntano le armi addosso. Ehi, silenzio, dannazione! Oh, qua non è ostile. Sembra puttane comunque. Io non voglio sparare. Non commettere errori di cui ti pentiresti. Abbassa l'arma. Allora, Salim, alza. No, abbassala prima tu. Getta l'arma o giuro che spariamo. Mi hai sentito? Getta quell'arma, ora! Adesso non mi faccio ammazzare da un cazzo di cowboy americano! Ok, basta. Non ha senso combattere. Non più. Avrei dovuto spararti in quella cazzo di testa. Non cambierebbe niente. Sarei sempre in questo inferno. Non tentarmi. Ritorneremo al tempio. Legalo. E se prova a reagire, stendilo. Dopo quello che abbiamo passato. Grazie mille. Avevi ragione. Così, però vabbè. Mio Dio. Che cazzo di diavolo è? Fa davvero stringere le chiappe. Ehi, siete stati voi due insieme? Abbiamo lottato insieme e vinto. Non ora. Questo piano è fallito. Stava dicendo qualcosa. Ma Joy ormai è andato e là fuori ci sono chissà quanti mostri come questo. Io dico di tornare a riorganizzarci al tempio. È il miglior piano che ho sentito finora. Sì, ma lasciamo sta sto povero Salim che ci sta più comodo slegato che legato, no? È l'unico che è riuscito a ammazzarne ben due. Insomma, teniamocelo buono. Prendi pure. Dimmi tutto quello che sai su queste creature. Mai viste prima? Da dove vengono? Quante ce ne sono qui? Che cazzo ne sa lui? Spero proprio tu sia credente. Scusa. Quando i mostri torneranno, dovrai appellarti a qualcuno di molto potente. Sono il tenente colonnello Eric King, aeronautica degli Stati Uniti. Sono un capo ingegnere nucleare dell'Iraq Survey Group, incaricato di trovare armi chimiche segrete. Abbiamo trovato scoperto altro. Qualcosa di inatteso. Leggermente inatteso. Autopsia di una forma di vita non identificata. Ah, fa pure l'autopsia, eh? X-File style, vai. Grazie Marco, grazie per i 38, ben ritrovato.
bomba in buca. Smettete di far sparare cose sottoterra che già siete crollati. L'ultimo. Dovrebbe almeno rallentarli. Quanto serve a vederli con le telecamere? Riattiviamo quella trappola. Aiutami. Provate ad aggiornare Twitch se vi dà fuori sincro. Abbiamo perché a me è sincronizzato. Ma mai come questa. Se devo affrontare i mostri, sono felice di poterlo fare con te. Provate ad aggiornare l'applicazione, poi fatemi sap perché a me è in sincro. Ok, non risparmiare su nulla. Dovremmo dare il massimo per sopravvivere. Ma noi due possiamo farcela. Come farei senza te? Vai, vai di scherzo, vai. Se resti da solo dovrai tirare fuori le palle e combattere da uomo finalmente. Mi vergogno a tirarle fuori. Spirito saggio, un po' di più, dai. Che c'è? Se hai qualcosa per la testa, dillo e basta. Vabbè, questo glielo chiediamo. Eric sa di te, Rachel. Beh, non mi importa. Ma dai, smettila, Nick. Ti conosco e so che ti importa. È meglio saperlo. Per te che succede quando Eric scopre che andavi a letto con sua moglie? Moglie? Vuoi dirmi che quello ti sembra un matrimonio? No. Tra loro era finita ben prima che arrivassi io. Comunque, se lo sa, sta coprendo le sue carte in modo molto convincente. Parla con Eric, da uomo a uomo. Digli tutto. Ma tu sei pazzo? Guarda dove siamo! In che situazione? E tu mi consigli di parlare con il cuore in mano al marito della donna che mi portava a letto? Sul serio! Se Eric lo scoprirà da solo, te la farà pagare nel momento peggiore. Pure quello. Ti conviene mettere le cose in chiaro. Sì, a volte quando vi dà desincronizzato qualcosa, aggiornate l'applicazione normale. Non mi sembra un buon consiglio. Parlarne in questo momento non farebbe bene a nessuno. Farò a modo mio. Alla fine fate come ve pare, uno lo dice. Che meraviglia. Tu dici? Quanti posti come questo abbiamo bombardato senza scrupoli? Queste rovine stanno meglio nella polvere. Perché fai così? Loro non volevano la guerra. Curiosità, no? Questo perché difendi il nemico, sergente? Sappiamo entrambi che non sono tutti nemici. Cazzo, Jason! C'entra la ragazza al checkpoint. Merda, Nick, ancora con questa storia. Pensavamo avesse una bomba. Era la borsa della spesa. Che cazzo? No, non diciamo nulla. Questo qua mi sta un po' sul cazzo. Vuoi aggiungere altro, tenente? Già, come immaginavo. Mailman 2-1 reale, qui Dropkick. Rapporto, passo. 2-1 reale, ricevuto. Telecamere accese e breccia demolita, passo. Ottimo lavoro. Perlustrate il corridoio est e attenti, passo. Ok, passo e chiudo. La creatura è alta circa 2,5 metri. Bipede, alata. La membrana alare si innesta negli arti superiori e tra le dita delle mani. L'epidermide appare ricoperta da una patina di secrezione. All'interno sembra malato, quasi.
La creatura si decompone velocemente alla morte. Dropkick, qui Mailman 2-1 reale. Procediamo al varco est. Passo. D'accordo. Cavolo, le porte sono andate. Quei mostri devono essere passati con la forza. Chi ha usato quell'arma deve averli messi in fuga. La forza ce l'ha. E puoi essere massacrato alle spalle. Anche questo ci sta. Non sono creature stupide, ma predatori. Puoi scommetterci, se sono riusciti a passare una volta, possono farlo di nuovo. Metti in sicurezza il tempio, dai. Adesso siamo l'altro. Aspetta, che mi stavo a piantare con te il braciere. Grazie a Omar Rusaman per il Prime. Benvenuto, Omar Rusaman. Grazie mille per questo primo mese. Grazie mille, grazie mille. Possiamo dire che qui c'era una fossa comune. Questo posto è un inferno. Grazie anche a Bedda Madri per i 3. Grazie mille. Allora, vabbè, come sempre spippoliamo un pochino di robe. Bel cappello però, ma a parte tutto. Non si meritava una fine così. Donna assassinata. Cadavere di donna con un picchetto da tenda, conficcato nel torace. Uccisa con un paletto nel cuore. Dubito siano state quelle creature. Chi allora? Non so. Buffy? Chi? E la lascia fare. Forse è meglio tenerlo. No, tienilo, tienilo. È l'unico. Un paletto acuminato può sempre tornare esatto, utile. Esatto. Esatto. Omar Rusaman, ok, sbaglierò sempre, don't worry. Questo è poco ma sicuro. Illeggibile tanfo di morte ed era disseminato di da essere coperti di mosche. Crow pensa illeggibile qui dopo averli derubati. Provo pietà per quegli sventurati viandanti. Il terrore che devono aver provato, illeggibile, non era questo che voleva mostrarci. Tra illeggibile spettrale. Quando Mary ha chiesto cosa fare, Lady Bradshaw ha rivolto un cenno a Crow per fargli aprire la cassa di dinamite. Sembrava più che decisa a scoprirlo. Fatta esplodere la parete di roccia, abbiamo trovato un passaggio verso uno strano mondo sotterraneo. L'ingresso emanava un'aura fosforescente che investiva di una luce arcana e sinistra. Lady Breccio voleva che scendessimo in profondità. Forse Mary ha ragione. Lady Breccio sta diventando incauta e incontrollabile. Ma anch'io continuo a chiedermi cosa si nasconda laggiù. Ora sto lavorando con Crow e Pullman per costruire un argano e un ascensore nel condotto. Mi chiedo quali misteri ci attendano nel sottosuolo, indisturbati dalla vita in superficie. Beh, è normale, è la curiosità. Poi se sono esploratori, archeologi... Dice che hanno trovato qualcosa di strano. È normale che abbiano la curiosità di andare a spippolare cosa c'è nelle profondità. Una volta che scopri che ci sono delle costruzioni, che c'è, apparentemente c'è stata della civiltà, puoi andare a vedere, no? E se no, che c'è se stata a fare? Pier Bussolotto, va. Che hai trovato? Questo è quello che aveva. È utile per uscire da qui. Quello che aveva al collo. Splendido. Vi ricordate all'inizio? Sigillo cilindrico che raffigura un'antica città. Esatto, sì. Pregherei anche se fossero i gioielli della corona.
due tipi vabbè, quelli del 2000 e passa avanti Cristo. Perfetto. Questa strettoia è ottima. Salendo dal basso i mostri saranno costretti a passare da qui. Piazzo le cariche? Sì. Aumenta la copertura con le colonne. Potrebbero vedere i fili d'innesco. Per te loro saprebbero distinguerli? Beh, direi di no. Non sottovalutiamoli. Se miniamo i lati, avremo più probabilità. Raggio minore, ma cariche meno visibili. Tu che dici? Sì, ci sta. Quei bastardi sono svegli. Giusto. Mettiamo le cariche ai lati del passaggio. Bene, non se lo aspetteranno. Uno ci prova, tanto. Non sappiamo come... cosa può essere meglio o peggio, quindi. Le nostre scelte sono al momento inconsapevoli. Sento il tuo cervello che macina. Che c'è? Dovevamo darle un secondo avviso. Cazzo, non dovevo chiedertelo. Sono stanco di parlarne. Sì? Che dobbiamo dire? Quel checkpoint era un bersaglio a rischio di attentati. Avevamo pochissimo tempo. Dovevamo scegliere in fretta. E abbiamo sbagliato. Perché nessuno dice la verità? Tutti cercano di accampare scuse. È uno dei motivi per cui siamo qua sotto. Voglio solo la verità, Jason. Uccidere quella donna mi ha come distrutto. E vuoi farmi credere che non ha distrutto anche te? Umiltà, un po' di umiltà. Abbiamo sbagliato. Se mai usciremo da qui, dovremo conviverci. Se invece moriremo, forse sarà giusto così. Severo ma giusto, severo ma giusto. La storia con Rachel mi aveva dato stabilità. Fino a stamattina ci credevo. Neanche lei diceva la verità. Non su Eric, almeno. Mi spiace, Nick. Dico davvero. Innescato. Dropkick, qui Mailman 2-1 reale. Siamo arrivati a una scala che scende in un labirinto. Attendiamo ordini, passo. Labirintatevi, vai. Ripiegate e difendete il perimetro. Ma no, ma Drop come? E la curiosità dove la mettiamo? Piazza una telecamera e rientriamo. Questa è la signorina con la faccia strana, quella che si è staccata la corda. Beh, vedi che c'è ancora. Insomma, c'è ancora una parola grossa. Un po' ammaccata, ma... ah, vedi? Attutito la caduta, l'ammasso di cadaveri. E il sangue, onesto. Eric! Eric! Dove sei? Se è dato, che te sta aspettando ormai? Si è spezzata, eh? Non è stata tagliata, quindi. Probabilmente se si fosse accorta che era stata tagliata, si sarebbe incazzata. Jason! Non lo so, però. Oh, merda. Riunisciti alle forze alleate. È una parola. Problematica quella situazione. Non promette bene. Eh no, però non è che possiamo fare molto se non cercare di evitare il gorgoglio. Allora, il gorgoglio va a sinistra, noi andiamo a destra qua. C'è qualcosa che brilla. Yeah.
po' di graffietti. Elmo antico di origine sconosciuta, segnato da un profondo squarcio. Una sgraffignata in testa gli hanno dato. Non so dove è andato il gorgoglio, ma noi andiamo dritti. E poi dritti. Non so se sta qua l'uscita, forse là. Proviamo, proviamo. Che diavolo? I piccioni, anche se in realtà sono pipistrelli, ma per noi sono piccioni. Insinua, di va. Sta a controllare se c'è sta il cervello? Non credo fosse per la torcia, per controllare se c'era ancora del neurone. Fa la torcia con la tibia, onesto. Non credo prenda fuoco, è tutto insanguinato, però va bene, se funziona. Attenzione, Lara Croft. Si è fatta pure la tinta rossiccia, vedi? Si è fatta rossa. Allora, qui sotto più che altro c'è anche da considerare il fatto che c'è tutto questo sangue, ma da quanto tempo c'è questo sangue? Soprattutto come fa ad esserci anche questo fuoco? Insomma, un po' di non so se è proprio tutto sangue. Se è tutto sangue di gente, cioè ce ne stavano di ossa, ma insomma, per avere tutto questo sangue è stata un po' problematica anche reperirlo. Uno schizzo. Saliva. Abbiamo raccolto e imbottigliato la saliva nera che rivestiva le fauci della creatura estratta dal bozzolo. Come le altre persone entrate in contatto con gli odori della sostanza, ho sperimentato palpitazioni cardiache e un acuto senso di terrore. Alcuni hanno denunciato strani sintomi visivi, come una diversa percezione dei colori. Abbiamo cercato di isolare altri campioni di saliva dal luogo in cui è stata attaccata M. L'odore era così intenso da costringere i presenti a indossare i respiratori per evitare inconvenienti. Raccomandiamo l'uso di maschere durante gli esami della saliva. Sensazioni simili all'effetto dei funghi allucinogeni? Psilocibina? Però questa cosa un pochino mi fa pensare. Già mi era venuta in mente quando abbiamo visto la signora col paletto piantato nel cuore. Mi dà la strana sensazione che tutte queste bestie, eventualmente, possano essere gli esploratori che sono stati infettati in qualche modo. È possibile? E quindi la signora si è fatta un palà prima che diventasse una bestia. Non lo so, eh. Vedendo il paletto sulla signora, mi ha fatto pensare perché gli avevano piantato proprio il paletto sulla... sul corazon. Magari questi hanno scoperto qualcosa, insomma. Un po' come Uncharted, vi ricordate? Che vai nel... il capitolo dove stavano nella nave nazista, che c'erano le bestiole lì dentro. I minatori di Antildone, insomma. È un qualcosa di ricorrente. Questa, però... Sì, signor, tu non ti girà, pure se senti quello che ti sta inseguito, fa finta di niente, vai.
Va tranquilla. Questo magari lo disorienta. No. Non problema. Scappa. Ora, vai! Vabbè, questa era stata presa, effettivamente non abbiamo capito poi dove l'hanno buttata. Effettivamente l'avevamo vista risucchiata, ma però sta in formissima, nel senso, non ha accusato niente. La creatura zanne artigli sviluppati di tessuti rigidi non identificabili. Due incisivi appaiono orrendamente deformi e consunti, quasi grotteschi. La membrana che avvolge l'esemplare sembra derivare dalla bocca. Il sangue è del tutto anomalo. Farò una scansione UV per ispezionare i fluidi. Ispezione, ispezione. Ehi, vuoi un consiglio? È tardi per parlare. Sì, ma al demone non piace la luce del sole. Farei molta attenzione al posto tuo. Silenzio, ho detto. Questa è la visione che abbiamo visto. Oh cielo. Se dovrebbe svampare. Dopo aver incontrato Nick, Salim si è arreso agli americani. Salim ha informato Eric della vulnerabilità alla luce delle creature. Ok. Questa l'avevamo vista, sta visione. Prova lampante. Fermo! Kolchek, sei tu? Salim, zitto zitto, 4-4, si è piato l'arma sua. Signori, voi siete una manica di rincoglioniti. Merda. Ha fatto bene, ha fatto bene. Sembra portare fuori. Forse possiamo sistemare la radio e chiamare aiuto. Secondo me sembra portare sfiga, eh. Non vorrei dire. Magari. Però. Non sappiamo neppure se c'è ancora una riccia trasmittente in superficie. Ma quei cavi andranno da qualche parte. Funzioneranno ancora? Mi sa che sono spezzati. Non ho molta voglia di salire lassù. Ma che cazzo, Joy? E allora vedi? Si trasforma. Merda, Joy, sono io! Ma non vedi che lui non è proprio Joy? Cioè, a meno che la moglie non l'abbia finito. No, ho sbagliato tantissimo. Ho sbagliato, lo so. Ho sbagliato. Non ho preso il cuore, lo so. Oh mio Dio. Ok, ha risolto.
Non ci ho pensato. Appena ho visto il bersaglio grosso, ho dato la coltellata. E quindi ci dobbiamo aspettare anche l'altro militare, quello orientaleggiante, che ci... Dobbiamo muoverci. Non siamo al sicuro. Ma va? Pensavo sapessi. Lottare? Già, neanch'io. Cos'era quell'essere? Non lo so. Ma purtroppo non è solo. Dove eri finita? Uno di quei mostri mi ha aggredita e trascinata fin qui, credendomi morta. Merda. Merda non basta a spiegarlo. Per fortuna sono salva. Parli con una scienziata. Non esiste fortuna. Ringrazia di avermi trovata. Apprezzamento, no, ti sono grata. Non è che dobbiamo essere stronzi. Grazie. Al mille per mille. Semper fi. Dobbiamo trovare un'uscita da qui. Quindi è qui che ti nascondi? È un po' pallida la diva, delle armi? Un po' grigiastra in faccia, o sbaglio? Ti dispiace? Ho bisogno di batteri. Questa per la qua. Luce. Bastava chiedere. Ci hai mai pensato? Sì, un po'... un po' grigiolina, pure prima, non è che stava in formissima, però. Deve far male. Sì. C'è pure il cappello, quindi se gli escono le corna manco ce ne accorgiamo. Solo dai denti. Riesci a stare ferma? Tipo Bugs Bunny. Lucidità, dai. Grazie, Clarice. Ho visto quei simboli nelle capanne. Quella gente deve vivere nella valle da molto. Si esce da su. Ma non si può salire. Una tossetta un po' strana, eh? Non ci sono molti appigli. Insieme ce la faremo. Ero certa che l'avresti detto. Ho fatto arrampicata. Ti tirerò fuori. Allora, vediamo. Ho detto che la prima cosa che iniziava a dar fastidio era anche la vista. Perché giustamente poi perdono la vista e... iniziano ad andare con... il clicchino. La ciabattina. Questo è quello dei 2000 anni avanti Cristo. Sta ancora là? Voi ricordate? Uno dei due, mo non mi ricordo, ma tanto tutte e due c'avevano le ciabattine. C'è stava o l'amico del re o quello Mister Tutto T. Ok? Sì, un minuto. Un minuto non ci ucciderà. Un minuto no. Due. Hai un aspetto orribile. Grazie, Rachel. Hai mai pensato di fare conferenze motivazionali? Scherzi a parte, stai bene? Penso che questa sia la domanda più stupida che mi abbiano mai fatto. Insomma. Preferisci ignorarmi, eh? Cosa vuoi che dica? Non lo so. Questa pure coperta di sangue c'ha comunque la faccia strana, eh? Non so, sti occhi okay. Fatti così forse. Perché hai studiato fisica? Tu non sembri. Non sembro il tipo. Non direi. Ah, già, dovrei vestirmi da nerd? Non intendevo questo. È che non dai quell'impressione. Sì, no, sono gli occhi. Nessuno che sono ha mai problema. Pensato che sarei diventata una scienziata.
È una cosa mia. Ne so qualcosa anch'io. Ah sì? Intimità o un'altra storia? Uno scherzo, buttala sullo scherzo. Beh, sono la grande stronza. Pensi che sia arrivata dove sono con sorrisi e moine? E io che pensavo che a Langley faceste la bella vita. La bella vita? Poi io. Ho lottato per emergere. Pensi che mi interessi di come mi chiamano? Per me le offese sono delle cazzo di medaglie al merito. Non hanno idea della montagna di merda che ho scalato per arrivare dove sono. Sì? E dove saresti arrivata? Su una montagna di merda ancora più grande, pare. Tu e io siamo simili. Lottiamo senza sosta per prenderci ciò che vogliamo. È una colpa? Non è una... E poi vi dico degli occhi. Eccala. O caccia le ali. O spicciona. O caccia le ali o caccia le corna. O caccia il pranzo di Natale 92. Clarisse, che ti ha fatto quella cosa? Ti prego! Ti prego, non lasciarmi qua giù da sola! Rassicurazione? Rassicurazione? Ehi, ehi, sono qui. Sono qui, ma un po' a distanza, magari. Promettimi che starai con me. Beh, oddio. E rassicuriamola, rassicuriamola, sta tutto a posto. Resto qui. Caccia il paletto. Promesso. Ce l'hai un paletto tu, signor, da parte? Ma devi dirmelo. Che ti ha fatto quella creatura? Paletto? Lei non lo sa che ci vuole il paletto. Ci sono medicine su. Starei meglio, ma dobbiamo andare, ora. Ma non vedi che è grigia, dai. La signora... col tubo catodico in bianco e nero. Comunque dicevo, il fatto degli occhi un pochino inquietante, nel senso che credo che si siano, abbiano cercato di fare gli occhi molto reali. Infatti se li vedete in sé per sé stanno fatti benissimo, però non trasmettono l'umanità del vero occhio umano. E quindi farli così grandi, così precisi, però rende un po'... No? Non abbandonarmi. Perché comunque se li vedete bene, cioè stanno fatti bene, sembrano reali, ma manca l'umanità dell'occhio reale. Ci lanceremo di là. Non reggerà. Vabbè, intanto vado io, poi tu... Io nel senso quella con l'occhio... Aspetta! Pensi davvero che le medicine mi aiuteranno? Guarda, un po' di indecisione ci sta. Te lo dico onestamente, in amicizia. Non sappiamo nulla di quelle cose. Andiamo, Rachel. Non prendermi in giro. Grazie, Sergio. Sarà grazie per difficile. I 17. Grazie. La verità è sopravvalutata. Se mi trasformo. Aspetta. Rachel è stata sincera con Clarisse quando si è infettata. Succede. Devi uccidermi. Va bene. Se succede, non ucciderò te. Perché ucciderai il mostro, insomma. Damose. Ma se sbagliavo, sappiccava sotto? Noiari dà la corda. Aia. Mi sa che non gliela ridà, eh. Porca troia, però, eh. Porca troia. Rachel è stata sincera con Clarisse. Rachel ha abbandonato Clarisse nel baratro.
da un certo punto di vista aiutarla per poi eventualmente ammazzarla.